Ale, eccoti qua. Ciao tesoro. Allora, oggi parliamo di capricci in quarantena. Tu, secondo me, sei la massima esperta di capricci in Italia e nel Li mondo. faccio io perché li faccio io. Dai, svegliamo che ho fatto i capricci con te un paio d'ore fa al telefono, piangendo. Perché i capricci li facciamo anche noi, i capricci li facciamo anche noi, la situazione è tesuccia, capita ogni tanto di perdere le staffe, capita ogni tanto di sentirsi affaticati e quindi direi che possiamo assolutamente accettare anche i capricci da parte dei nostri bambini. Ale, la connessione non è ottima, ma oggi va così e ce la portiamo a casa così. Mi auguro che chi ci stia seguendo veda meglio di me e di te. E quindi vai, cosa significa, cioè cosa sono i capricci prima di tutto? Io non so se mi sentite, spero di sì. Poi qualcuno mi dia un po' di. Si blocca il video di Alessandra, dicono, vedi? Io non, col wifi non, di solito non faccio niente qua. Però vabbè, vediamo se vedo tutti e due. Alessandra meno bene. Vabbè, io parlo, vediamo se questa cosa funziona. Vai. Allora, per me i capricci non esistono, cioè è una parola che potrebbe essere tolta dal dizionario. Italiano, nel senso che è una delle ennesime etichette che diamo ai bambini, ma che non ha nulla a che vedere con quello che ci serve. I bambini, come i grandi, come noi, ok, o le persone, quindi, per ampliare il raggio, hanno delle emozioni. Poi c'è chi le comunica, chi ha difficoltà a comunicarle, chi non ha i mezzi per comunicarle. Allora, quando noi parliamo dei cosiddetti terrible two, come ho scritto in uno dei miei libri, non mi ricordo neanche quale, allora perché noi non parliamo dei terrible 40? Cioè i 40 anni nei quali i genitori improvvisamente perdono la testa e fanno qualcosa, diventano da Dr. Jekyll Mr. Hyde, magari anche prima. Questo per dire, in una maniera un po' così scherzosa, ma neanche poi tanto, che a 2 anni, quando i bambini, diciamo, iniziano a fare i cosiddetti capricci, che cosa gli succede? Noi in letteratura, pedagogica, psicologica, scientifica, chiamatela come volete, abbiamo un sacco di riferimenti bibliografici. Per esempio, se vogliamo attingere al ben antico Piaget, lui parlava che a 2 anni, i bambini attraversano la cosiddetta fase dell'egocentrismo, che non è l'egocentrismo negativo, sei egocentrica, togliti dal piedistallo, chi ti credi di essere. Non è questo, è che i Certo, come bambini immaginiamo noi. e le bambine attraversano un momento di consapevolezza sulla propria persona. Cioè loro si rendono conto a 2 anni, dove di solito già parlano, camminano, quindi hanno un ruolo molto attivo proprio anche di scelta, no? Verso alcune cose che possono fare e dire. Di voler dire e voler anche provare la propria persona all'interno delle relazioni che instaurano e che hanno, no? Così come quando si parla dell'angoscia dell'estraneo, dell'ansia da separazione, tutte etichette che secondo me non hanno ragione di esistere. Perché vi faccio un altro esempio: a livello antropologico, l'angoscia per l'estraneo, l'ansia da separazione, che cosa ci dice? Ci dice che un bambino di 7, 8, 9 mesi, o una bambina ovviamente, che prima stava a mo' di cozza sempre 24 ore su 24 addosso, probabilmente, speriamo, a un adulto, e a un certo punto, siccome udite e dite, i bambini vogliono crescere, no? E vogliono anche allontanarsi dai genitori, cominciano a aumentare lo spazio e quindi cominciano a gattonare. O a lombricare, come faceva mia figlia, che andava all'indietro anziché in avanti, si metteva sulla schiena e lombricava all'indietro. Va bene, quindi loro cominciano a guadagnare spazio. Nel guadagnare spazio, ovviamente, possono incorrere in un pericolo, che può essere una persona o un oggetto o una scala, e allora loro che cosa fanno? Segnalano, chiamano, urlano, e quello è un primo atto di richiamo.
verso l'adulto che in quel momento potrebbe non essere attento a quello che il bambino sta facendo. Quindi, così come l'ansia da separazione a livello antropologico è ciò che ha fatto andare avanti la nostra specie, quello che noi chiamiamo capriccio non è altro che un segnale di qualcosa che dobbiamo decifrare e che non è molto spesso semplice da decifrare. Eh sì, Mi avete certo. sentito? Sì, ok. Sì. Io ti ho seguita benissimo. Ovviamente confermo, avendo avuto poi 3 figli, quello che tu dici. Quindi si tratta sempre di non dare etichette, ma di stare in ascolto e in osservazione di quello che sta accadendo, non di quello che noi pensiamo che più o meno Che dovrebbe debba accadere. succedere in un dato periodo, perché ce l'hanno raccontato la mamma, la nonna, il pediatra e la maestra, no? Ok? Quindi E si tratta anche di dare fiducia, ai bambini, perché i bambini sono competenti, no? Quindi un bambino che ti segnala in una maniera che magari per noi non è accettabile perché ci dà fastidio, magari tirando una cosa nel muro è perché, e non vogliamo che lo faccia, non significa che noi non dobbiamo mettergli dei limiti. Certo che gli dobbiamo mettere dei limiti, le regole e tutto il pacchetto insieme. Significa che però quel bambino o quella bambina in quel momento non riesce ad esprimere un'emozione che magari non sa neanche cos'è. esatto. Allora, nel momento in cui tira il telecomando nel muro, prendiamo il telecomando, glielo leviamo, quindi lui non lo tirerà più, e gli diciamo, guardandolo fisso negli occhi con interesse, sei tanto arrabbiato. E lui impara che cos'è Quindi, la rabbia. ok, quindi ti faccio un esempio accaduto proprio ieri. Mio figlio Gregorio ha 6 anni e mezzo. È un bambino dolcissimo, molto competente emotivamente, però un po' come me, ogni tanto perde la calma quando sente Clara. magari superato un limite da parte del fratello, in realtà, perché poi insomma ovviamente quando ci sono dei fratelli diciamo che i limiti vengono superati e calpestati quasi con gusto talvolta, e quindi lui ha questa tendenza. Da zero, parte da 0 a 100 e lancia più o meno tutto ciò che ha in mano, a volte anche cose magari che possono essere potenzialmente pericolose. Nel momento in cui lui ha lanciato l'oggetto, ha scaricato la sua tensione, e quindi in brevissimo tempo poi lui si rende conto e magari dice: no, ecco, non lo dovevo fare, poi chiede scusa, però in quel momento Certo. ovviamente lui fa fatica, cioè non riesce a contenere l'emozione. Allora, in quel caso c'è chi, magari come me, cerca di andare oltre il gesto, per quanto ovviamente sia un gesto che è pesante, fa paura, è inaccettabile, ma cerco di capire cosa c'è sotto. Certo. Tendenzialmente quello che si fa magari è mettere in castigo, sgridare violentemente, togliere magari qualcosa che può magari dargli piacere perché così ci pensa. Ecco, un attimo, questa cosa dell'autoriflessione, questo mito dell'autoriflessione del bambino. Il bambino ha capacità autoriflessiva? Domanda retorica per me, però voglio che la spieghi tu con le tue parole fantastiche. Allora, per esempio, la seggiolina dei pensieri, no? Che si sente dire spesso negli asili, che esiste ancora, tanto esiste ancora. Giustamente una mamma di una bambina di 3 anni mi disse: ma a cosa deve pensare un bambino sulla seggiola? Penserà, mi hanno messo sulla seggiola, voglio andare a giocare, chissà perché mi hanno messo sulla seggiola. Non c'è una capacità autoriflessiva, come dici tu, Ali, fino a una certa età, d'accordo? Quindi se noi pretendiamo che un bambino impari razionalmente qualcosa che in realtà sta sentendo qui, cioè nel cuore, noi gli insegniamo lo strapotere della mente e il poco valore delle emozioni che è comune nella nostra società. No? Cioè, Applaudo, quindi penso a noi nome vogliamo. di tutti.
Noi vogliamo educare i nostri bambini anche affettivamente o li vogliamo marionette, yes child o yes children che fanno quello che vogliono di adulti? Cioè, quello che ci sta un po' regalando, non a tutti, ma insomma, questa quarantena, di sicuro i bambini hanno un tempo molto più a misura di bambino. Poi gli adulti sclerano, ma quella è un'altra roba, no? Però i bambini effettivamente hanno un tempo diverso da quello che hanno quando noi adulti corriamo. E non è detto che noi ci dobbiamo per forza adattare a loro, loro si debbano adattare a noi. Io sto parlando proprio di un qui e ora che in questa quarantena ha preso una misura di bambino quando generalmente i bambini non hanno questa possibilità, no? Allora, metterli su una seggiolina a pensare significa ti metto in un angolo, cioè ti allontano da quello che è stato il tuo problema e tu non l'hai risolto il problema perché io ti ho mandato un messaggio che te non vai bene se hai un problema. Quindi è una anche un messaggio di non accettazione dell'identità del bambino e questo è un pericolo perché la maggior parte dei bambini ti dicono una volta cresciuti che non si sono sentiti amati in maniera incondizionata, cioè che erano amati solo se facevano i bravi. Eh sì. Mentre noi possiamo dire che noi possiamo apprezzare quello che fa un bambino. Quello che è un bambino o quello che produce un disegno, no? Un bambino è diverso, ma i bambini invece se la prendono sempre tutta sul personale. Perché questa fase, come abbiamo detto prima, di egocentrismo è una fase che dura un bel po', almeno anni, ok? Quindi noi dobbiamo pensare che quello che serve è far sentire accettato il bambino o la bambina anche nei momenti in cui è in difficoltà, non che lo allontaniamo. O lo mettiamo da un'altra parte. Può essere importante uscire da una scena, per esempio, conflittuale. Questo sì, il bambino, al giardino prende il secchiello dell'altro bambino, no? E gli vuole anche tirare in testa la paletta e la mamma chiama i carabinieri. Chiaramente prendi un attimo il bambino in braccio, lo sposti da lì, gli spieghi quello che gli devi spiegare, se puoi, e poi se vediamo che è il caso, lo rimettiamo nella scena. Questo lo possiamo fare, ma ci siamo noi insieme. Certo, quindi ci assumiamo la responsabilità di interrompere un comportamento comunque inaccettabile, comunque potenzialmente pericoloso, ma accanto al bambino, accompagnando l'emozione e riconoscendo soprattutto il valore di quell'emozione, perché è solo Esatto. riconoscendo il valore di quell'emozione che lui può in qualche modo integrarla, comprenderla e quindi ovviamente rispettando dei tempi di di maturazione neurologica, cominciare a capire che lanciare gli oggetti in un momento di rabbia non è ovviamente un comportamento accettabile, la rabbia rimane un'emozione, che lui può provare, ma può trovare poi dei modi diversi per manifestarla, per attraversarla, per scaricarla. Però non possiamo Allora, impostare un faccio un altro bambino a esempio. sé. No, finisco, dicevo, dal mio punto di vista non possiamo accusare un bambino di non essere in grado di contenere i suoi moti di aggressività, perché io quando mi incazzo sbatto le porte, cioè, ho 47 anni, ho 3 figli, faccio il counselor di lavoro, faccio corsi di formazione sulle emozioni. Lavoro, medito, faccio tutto quello che ovviamente posso per essere consapevole, centrata e in autocontrollo delle emozioni, ma ci sono alcuni momenti della mia vita in cui tutt'oggi, quando mi girano le balle vorticosamente, io per scaricare sbatto le porte. Allora, perché io sì, e mi si dice, beh, poverina, sai, era veramente molto stressata e lui no. Si parte dall'accettazione, no? Si parte dall'accettazione della propria emozione. Poi ci si riflette, no? Si spera che l'accettazione arrivi prima del fatto che si sbatte la porta, ma tanto prima o poi succederà. Vi voglio raccontare un episodio che mi ha molto colpito. Io stavo seguendo, sto seguendo una mamma la quale ha avuto un secondo bimbo
Il suo primo bambino, che aveva 3 anni, a un certo punto le ha dichiarato in maniera molto onesta di voler uccidere il fratello. No, ma veramente. No, ma era proprio, l'ho visto anch'io, no? Via Skype. Allora, io voglio uccidere, non dico il nome, chiamiamolo Pietro, io voglio uccidere Pietro. Ma se così è? Allora, la mamma era disperata, perché dice, ma io come faccio a fargli capire che non si può, no? Allora, lì poteva essere, lo mando via, li tengo lontani, ma ovviamente essendo da sola in casa, immagino anche in un momento come questo, no? Che magari hai un fratellino più piccolo, di pochi mesi, con uno più grande e c'è un forte conflitto all'interno della famiglia, come fai, no? Bene, allora io insieme a lei, nelle settimane, perché poi è stata una cosa che è durata un po', prima ho rassicurato lei, no? Nel senso che questa era una cosa normale. Perché tutto sommato quando arriva, non sempre, ma quando arriva un fratellino o una sorellina, è probabile che tu lo consideri un po' come un invasore. Beh, Ti per invade forza. lo spazio, arriva l'extraterrestre in casa, che è la cosa più intima che hai, magari che ti devi condividere pure le poppe della mamma, meno male ne ha due, no? Magari condividi il letto, devi condividere tutto, anche no, anche no. Allora, partiamo dall'accettazione della difficoltà della mamma. E della difficoltà del bambino, ma guardandone il confine. Quindi cosa ti infastidisce di questo? E lei mi disse che il bambino, che io non credevo che mio figlio fosse violento, no? Ok. E allora prova a cominciare a dirgli che non ti piace la violenza, che spiegagli cos'è la violenza, no? E il bambino cosa? Si sente messo da parte, si sente che forse la mamma non lo ama più come prima. Allora, rassicurandolo tantissimo sul fatto che nel cuore della mamma c'era posto per tutte e due e che rassicurandosi lei che il suo bambino non era violento, stava solo esprimendo un'emozione importante che la esprimesse, perché meno male gliel'aveva detto che lo voleva Assolutamente. uccidere, ecco, senza colpevolizzarlo, ma facendogli capire che quando si uccide una persona ci sono delle restrizioni poi della libertà, no? In una maniera che il bambino può capire. Piano piano non lo vuole uccidere più. Però è consapevole questo bambino. Cioè, questo bambino non ha nemmeno 4 anni, no? Ma ora è consapevole che lui ha capito che non si uccidono i fratelli. Non perché ha paura della punizione. Perché è stato fatto un lavoro di integrazione dell'emozione e quindi è stato accettato il fatto che lui potesse provare questa forte gelosia. Io nei miei corsi rispetto alla gelosia tra fratelli dico sempre alle mamme e ai papà, provate a immaginare che il vostro compagno, la vostra compagna un giorno arrivi magari con un'altra donna e dica amore, guarda, ti amo così tanto, mi piace così tanto stare con te che ne ho preso un'altra. E siccome sai, appena arrivata si deve un po' ambientare, magari le puoi prestare anche i tuoi vestiti, i tuoi gioielli, ma sai quel profumo che ti ho regalato, stiamo così bene anche a lei. Ecco, io vorrei veramente vedere quale donna, quale uomo sarebbe così disposto a fare questo spazio per amore, per amore un corno. Quindi in questo periodo poi io leggo tanti messaggi di tante neomamme, neobis mamme che stanno in effetti combattendo con questa situazione, perché poi appunto la clausura non permette neanche di trovare un po' di sfogo, soprattutto non permette di avere aiuti esterni in quasi nessun caso e questo è molto difficile. Quindi ritorniamo un po' al discorso capricci e clausura. Quello che io sto cercando di spiegare ai miei bambini quando ovviamente hanno momenti di tensione forte, quando loro sono molto abituati ad andare in giro, noi siamo dei gran viaggiatori e quindi adesso un po' tra quattro mura, un po' con un micro giardino, chiaramente ci sono dei momenti in cui non ci stiamo proprio dentro anche a livello ovviamente mentale. Emergono paure, quindi quello che io sto cercando di trasmettere loro è il fatto che è normale essere tesi proprio perché siamo in una situazione straordinaria, nel senso proprio fuori dall'ordinario e di conseguenza intorno a loro c'è anche tanta energia, per quanto noi cerchiamo di essere tranquilli, centrati, però le energie si muovono e quindi loro, i bambini, sono dei grandi percettori di energia. E il giorno in cui io sono un po' più compressa, un po' più stanca, un po' più magari in allarme per qualche notizia,
inevitabilmente uno dei due, uno dei tre, tutti e tre, uno e basta, in qualche modo, io dico, crashano, per cui diventano violenti. Gregorio in questo periodo ha ricominciato a parlare come un bambino piccolo, Gregorio in questo periodo è sempre, anche se non puppa più da un anno e mezzo, però è sempre a cercare, no? Di abbracciarmi, ti tocco le tette, stammi vicino, ma mi vuoi bene. Leonardo la sera ha paura dei mostri, che mi dice: mamma, io lo so che i mostri non esistono, ma a me fanno paura lo stesso. E quindi cosa possono fare i genitori oggi? Io dico incastrati in questa situazione, che può essere sicuramente una opportunità, come dici tu, di rallentare, di ricostruire un tempo individuale piuttosto che un tempo produttivo, però resta il fatto che siamo comunque, e moltissimi bambini, moltissimi genitori sono letteralmente tra quattro mura perché non hanno manco un balcone, uscire non si può, quindi io immagino che pagheremo un prezzo psicologico, finita questa situazione, molto alto. Quindi cosa possiamo dire a chi Sì. adesso sta vivendo magari una situazione così dura per riuscire a mantenere un po' di stabilità e non uscire tutti vivi dall'ospedale, ma da casa, non voler volare bambini fuori dai balconi a un certo punto. Allora, siamo in un momento in cui la nostra, a livello proprio neurofisiologico, il nostro asse dello stress, quindi di ormoni quali l'adrenalina, il cortisolo e tutto ciò che ci rimanda alla paura, sono estremamente sollecitati, d'accordo? Quindi se, come hai detto prima, circola tanta energia di questo stress, si dice l'adrenalina è contagiosa, no? Chi sta in sala parto lo sa, è proprio la frase che le ostetriche conoscono molto bene, l'adrenalina è contagiosa, si crea un clima estremamente adrenalinico, no? Quindi su di giri che può scoppiare da un momento a un altro. E questo è normale, nel senso che è normale in questo momento, perché avremo, noi adulti abbiamo 2000 preoccupazioni, dai soldi che magari scarseggiano perché il lavoro va male, a quando potremo riuscire, perché non dimentichiamoci che noi non sappiamo quando finirà tutto questo. Cioè, se io sapessi che finisce fra 2 giorni o fra 2 mesi, mi centro su quei 2 giorni o 2 mesi, ma io adesso sono costretta a vivere sul qui e ora. Quindi se il qui e ora è adrenalinico, rischio di scoppiare io e i figli sentono che la mamma o il papà o tutte e due sono al limite, no? E hanno bisogno di cosa? Di rassicurazione, di quella che Bowlby chiamava la cosiddetta base sicura, no? Dalla quale si parte per esplorare il mondo, anche in casa, ma alla quale si fa ritorno in un momento di bisogno, di insicurezza. Quindi, se loro hanno il momento in cui, anche se sanno che i mostri non ci sono, ma hanno paura lo stesso, quello è il momento in cui ci chiedono una rassicurazione. E se in quel momento noi siamo a colloquio con il datore di lavoro o facciamo la diretta Instagram, non possiamo, no? Allora, cosa possiamo fare, diciamo, a lungo termine, nelle 24 ore, perché poi il singolo momento magari non è prevedibile. Secondo me noi possiamo nutrire l'altro sistema, che è il sistema della calma e della connessione, e non parlo di una connessione naturalmente via internet, ma parlo di una connessione dei cuori, delle emozioni. Possiamo anche dire, guarda, in questo momento, come dice Isabel Filiozzat nelle emozioni dei bambini, ho bisogno di 20 secondi per me, esci te dalla stanza, ti centri un attimo, se il bambino può stare da solo, se c'è qualcuno, fai 3 respiri profondi, capisci che sei lì, al problema ci pensi dopo e torni. Quando hai modo, fare tutte cose molto piacevoli, che in questo momento abbiamo anche possibilità di scegliere, che può essere farsi una tisana insieme, può essere fare un dolce. Mia figlia, prima di salire su, 15 anni, mi ha detto: io oggi faccio un dolce, qualsiasi cosa succeda. Cioè, sembrava che fosse. Evidentemente a lei questa cosa dava calma. E noi abbiamo detto: per carità, fai il dolce, no? Quindi per me può essere fare un dolce, per te può essere cucire, per un altro può essere leggersi un libro. Per i nostri bambini, cos'è?
da fare insieme a noi. Allora, riusciamo, nonostante tutto, a ritagliarci 5 minuti, 10, mezz'ora, un'ora in cui facciamo tutti una cosa che ci piace e ristabiliamo la connessione. È come se fosse una dose, no? In cui noi calmiamo l'altro asse dello stress e lo riportiamo a un livello più affrontabile. Questo piccolo Accettabile, esercizio certo. è più affrontabile anche, no? Cioè, ci misuriamo con quella parte che la letteratura scientifica studia per un 10%, sappiatelo, mentre per il 90% la letteratura scientifica studia lo stress, le malattie. In realtà noi sappiamo che le difese immunitarie vengono abbassate dallo stress, dalle malattie. Quindi, se troviamo qualcosa a cui possiamo attingere dentro di noi senza doverlo andare a comprare, come l'ossitocina, le endorfine e tutti quegli altri ormoni o neurotrasmettitori lì, è a costo zero, lo possiamo fare e le nostre difese immunitarie ne ringraziano, si alzano. E questo è Assolutamente. studiato. È studiato. Vi posso citare Kerstin Uvnas Moberg con il bellissimo libro finalmente tradotto in italiano, che è Ossitocina, ormone dell'amore, edito da Leone Verde, è uscito ad aprile dell'anno scorso, quindi ha quasi un anno. Io fu rimasi folgorata da quel libro, leggendolo in inglese, ma siccome non so bene l'inglese, ho chiesto ad Anita Molino del Leone Verde di tradurlo e l'hanno tradotto e l'hanno pubblicato l'anno scorso. Perché l'ossitocina ha anche non solo. Non è responsabile solo dei riflessi di eiezione, quindi l'eiezione del feto, del latte, dello sperma, no? Ma anche del comportamento di calma e di connessione. Quindi noi possiamo stimolarla. Abbiamo, dice Kerstin, questa meravigliosa sostanza dentro di noi, dobbiamo solo imparare il modo di attingere ad essa. Quindi cosa, la domanda è: cosa vi fa stare bene? Cosa fa stare bene i vostri figli? Provate a ritagliarvi un pochino di tempo per connettervi con ciò che vi fa stare bene. Sì, tra l'altro i bambini, ma anche gli adolescenti, hanno davvero bisogno di poco, nel senso che è proprio la presenza che fa la differenza in una relazione genitoriale tra il benessere e il malessere, perché lo vedo io in questi giorni che comunque sto lavorando veramente molto, sono con loro in casa ovviamente 24 ore al giorno da 25 giorni, ma ci sono delle giornate in cui forse anche per scappare un po' dalle emozioni che ogni tanto magari prendono un po' sopravvento su di me, iperattiva, chiusa qua. E quindi io ogni tanto mi rendo conto che cerco proprio di occuparmi di me per non andare fuori, e quindi io mi rendo conto che è proprio quei 5 minuti in cui io mi ricentro e vedo che non, cioè sono presente ma non ci sono, proprio seduta sul divano, prendere i piedini in mano o anche i piedoni in mano, due carezze, uno sguardo e immediatamente riparte la riconnessione e parte anche incredibilmente poi proprio la voglia di stare con loro, che invece magari 10 minuti prima col telefono in mano, l'email da controllare, il post da lanciare, la loro presenza, lo ammetto, in certi momenti mi dava anche fastidio, cioè cercavo un posto dove metterli per poter fare le mie cose, no? I famosi tre respiri che tu hai citato prima, che sembrano veramente a volte una banalità da bacio perugina, invece sono proprio necessari per riossigenare il cervello e rimetterlo in funzione. Anche bere acqua, in questi giorni io Grazie. suggerisco sempre e io mi sto sforzando di bere più acqua, perché comunque consumiamo veramente, non consumiamo a livello fisico, ma le risorse proprio interne, organiche, il nostro organismo si consuma proprio, il cervello ne risente. E quindi per me è veramente fondamentale ricordarmi ogni tot di fermarmi, mettermi una mano qua, fare tre respiri e dire ok, qui è ora. Perché la cosa fantastica di questo periodo, ripeto, nella sua drammaticità, che non dobbiamo e non possiamo dimenticare, però per chi ha la fortuna come noi di essere in salute in questo momento, la grande opportunità è quella proprio di capire esattamente e profondamente cosa significa
l'attimo di adesso, il qui e ora, che fino adesso era sempre un po' un motto zen, tutti sì, certo, l'ho capito, ma poi in realtà, e mi ci metto anch'io, non l'avevo mai sperimentato se non in alcuni seminari particolarmente intensi, ma nella vita quotidiana me la raccontavo un po'. Quindi il capricci dei bambini, che ovviamente non esistono, ma sono la manifestazione di un bisogno che non riescono a esprimere in altro modo, oppure che hanno cercato di esprimere in mille modi, ma noi sordi non l'abbiamo recepito fino allo sbrocco totale, perché a volte finché fanno i bravi, per fortuna, guarda com'è bravo amore e non vedo, non lo Non si sento, sente. no? Io porto sempre l'esempio, no, del bambino, due mamme che chiacchierano, il bambino bravissimo è lì che disegna, nessuno se lo fila, appena il bambino col pennarello comincia a salire su per il muro, improvvisamente, ah, tutti si accorgono del bambino. Allora, magari in questi giorni, visto che siamo sempre insieme, proviamo a osservarli di più e proviamo a vedere se il numero di capricci, di scleri, di forse con più osservazione e più presenza, in realtà diminuisce invece di aumentare. Sì, certo. È proprio anche una presenza mentale, no? C'è un bellissimo libro di Thich Nhat Hanh, questo monaco buddista, no? Che ora è un po' che non, purtroppo insomma, non è più fra noi. Il miracolo della presenza mentale. Ecco, a me è un libro che mi ha aiutato tantissimo. Perché nella nostra cultura più occidentale. La priorità ce l'hanno le regole, l'autoritarietà, cioè io ti insegno come fare. In altre filosofie, culture, religioni, chiamatele come volete, invece c'è un istinto più alla consapevolezza, no? Ecco, la presenza mentale, che non è metterli sulla seggiolina, come abbiamo detto prima, non è questo, ci può aiutare, intendo, a noi adulti a essere nel momento in cui siamo. Invece, molto spesso, proprio per la società che viviamo, ne facciamo una e ne pensiamo 100, no? Quante volte si dice una frase così? Adesso, questa strana situazione ci dà l'occasione, se vogliamo, se possiamo, di entrare in contatto con comunque un tempo più lento, questo di sicuro. Non dobbiamo correre, non dobbiamo andare allo sport, non dobbiamo portarli a scuola, parcheggiare. Questo sì, e io credo che potrebbe essere importante anche annotarsele queste cose, no? Cioè scriversele da qualche parte, perché sono convinta, io per prima, mi ci metto in mezzo, che come ricomincia tutto, il rischio è di correre ancora di più per ricominciare a fare quello che non abbiamo fatto. Quindi ho guadagnato 2.000 euro meno, ora ne devo guadagnare 4.000, per dire, no? Ma chiaro, non sto dicendo che non sia così. Però cosa ci serve? Cosa ci è servito di questa quarantena? Scriviamocelo. Cosa posso realmente lasciare andare? No? Per esempio, cosa posso lasciare andare che effettivamente ho visto che nella vita così quotidiana alla fine non mi serve? Cos'è che posso lasciare? Secondo me già questo potrebbe aiutarci a sintonizzarci a un tempo sospeso che abbiamo adesso, ma che a un certo punto si ricollocherà in una quotidianità che deve riniziare. Prima o Magari poi. può essere un seme di cambiamento, no? Un seme di cambiamento che va nutrito assolutamente. Va nutrito. Quindi, Ale, prima tu hai citato appunto il nostro bisogno occidentale di impostare regole chiare, definite fin da subito. Io ti porto il mio esempio perché ovviamente forse mi è più facile anche spiegare, no? Io non è che sia una mamma particolarmente attenta alle regole, nel senso ho più dato spazio appunto al nutrire, diciamo, la connessione emotiva dei miei figli. Ovviamente poi certo delle regole, dei limiti vanno date. Ho imparato anche nel tempo quanto poi siano importanti, quali sono importanti per me, quali sono importanti per loro. Però in questo periodo mi rendo conto che a volte
l'imposizione di una regola, per quanto corretta e giusta, crea subito delle resistenze e appunto, come dicevamo prima, essendo tutti un pochino sul filo del rasoio, il crash è dietro l'angolo e quindi io personalmente ogni tanto scelgo di lasciare un pochino più, di lasciare un pochino più andare, no? Per cercare sempre di più il dialogo, per cercare sempre di più una introspezione emotiva sia del bambino ma anche mia. Ora però mi rendo conto che non è così facile, a volte poi nel senso siamo in cinque, quindi a volte quella regola però può essere quella che facilita un pochino l'andamento della giornata. Quindi cosa possiamo suggerire a quei genitori che sono un po' indecisi tra lascio andare e la paura di sì, però se poi lascio troppo andare, chi li recupera più una volta che poi tutto ripartirà, perché riparte per noi, ripartirà anche per loro. Ma questa è una delle tante frasi che sentiamo dire che secondo me è un pregiudizio della nostra cultura, cioè come se i bambini avessero delle redini che certe volte si allentano e se si allentano partono come un cavallo imbizzarrito, no? I bambini sono persone, prima di tutto, con uguali dignità e uguali diritti, va bene? Chiaramente i ruoli sono diversi. Quindi i bambini vogliono crescere, vogliono farci felici. E noi vogliamo rendere felici loro, d'accordo? Allora, ci saranno delle priorità. È ovvio che se il bambino mi scappa in mezzo della strada, io lo prendo anche con forza, forse lo strattono anche perché gli voglio salvare la vita, d'accordo? Allora, stabiliamo delle priorità e ognuno in casa sua, al di là di quelle della buona educazione, ovviamente, avrà le sue. Su quelle priorità non si transige. Faccio un esempio, lavarsi le mani, che è quella cosa che tante volte, no? Lavarsi i denti, no? Allora, prendo in prestito Carlos Gonzales, visto che ho fatto un po' di conferenze con lui e su questa cosa ridiamo sempre. Allora, vai dal tuo bimbo, gli dici: ti sei lavato le mani? Sì? 5 anni, va bene? Faccio per fare un esempio. E tu sai benissimo che non se le hai lavate. Davvero? Ma fammi un po' sentire il profumo del sapone. Non me le sono lavate. E allora vai in di là e te le lavi. No, vai a lavarti le mani, lo so benissimo che non te le sei lavate. È diverso, no? Oppure, ti sei lavato le mani col sapone? Sì, ma sei proprio sicuro? Perché non vedo l'acqua nel lavandino. Andiamo un po' a vedere l'acqua nel lavandino, se c'è il lavandino sporco. Vieni un po' con me. Il lavandino indaco, asciutto. Allora, quella era una priorità, lavarsi le mani, no? Ma c'è anche modo. Più, no, allora attenzione, non siamo sempre zen, eh? Cioè parliamoci chiaro, non siamo sempre zen. Quindi, innanzitutto, perdoniamo noi stessi, accettiamoci anche quando sorpassiamo quel limite, perché così come noi vogliamo renderli felici, certamente noi non vogliamo urlargli contro, però può succedere, no? Ma se noi cerchiamo di limitare le priorità, cioè proprio le priorità nostre saranno quali? La sicurezza, cioè non si devono fare male. No? Poi ma devono mangiare, ma di solito non si legge un bambino che vuole morire di fame, piuttosto difficile. Quindi le priorità ognuno di noi avrà le sue. Per esempio, in una casa in cui ci sono 5 televisioni, se gli dici 1 ora al giorno di televisione, diventa 5, sì, vado 1 ora qui, 1 ora là. In una casa dove non c'è nessuna televisione, 1 ora al giorno non ha senso, no? Quindi ognuno ha le sue. In casa nostra, per esempio, i cellulari non entrano in camera. Questa, ma veramente, cioè proprio non entrano in camera. Perché no? E l'hanno accettato, che vi devo dire? L'hanno accettato, soprattutto da una certa ora in poi, no? Tipo le 8 di sera. Non vogliamo i cellulari nelle camere perché si sta insieme e se si dorme non abbiamo bisogno del cellulare. Abbiamo comprato delle sveglie da 5 euro e mettiamo la sveglia. Allora, questa per noi è una priorità immensa. Per noi, non dico che debba essere così per tutti, assolutamente, non è che sto dicendo che dobbiate fare così. Quindi per un'altra persona può essere, non si disegna nel muro, oppure conosco una mia cara amica che ha una parete dove i figli possono disegnare. No? Ecco, cioè quindi voglio dire, ognuno deve stabilire delle priorità, con quelle priorità ti alleggerisci su quelle che non sono priorità.
Mi sembra chiaro, quindi contestualizzare, cioè non assimilare, diciamo, regole dogmatiche che abbiamo sentito e che secondo noi devono in qualche modo essere tutte utili e necessarie per la crescita di un bambino, ma contestualizziamo a chi siamo noi, dove abitiamo, quanti siamo, quali sono i nostri In che interessi momento, siamo? In che momento, perché magari adesso le priorità sono diverse da quelle che saranno, spero, fra un mese o due, no? Sì. I Infatti, compiti adesso sono allora l'ultima domanda. diversi. Sì, vai, vai. Dicevo, l'ultima domanda e poi ci dobbiamo salutare perché Instagram al 59 caput. Ok, bambino di varia età, ok, però proprio a un certo punto perde la brocca, nel modo peggiore, proprio urla, strepita, si butta per terra, prende a testate il muro Qual è l'atteggiamento più sano proprio emotivamente che il genitore può assumere in quel momento? Ha picchiato il fratello, ha lanciato il telefonino per terra, è proprio la scena madre, ok? Quella nel quale di solito il genitore medio alza la posta ancora di più, no? Per cui proprio il genitore medio allora decide che basta, quattro sculaccioni, ti prendo, ti lancio in camera, ti chiudo lì, rifletti, non rifletti, non me ne frega niente. Ok. Invece un atteggiamento emotivamente e neurofisiologicamente sano, quale dovrebbe essere o potrebbe? Allora, dipende dall'età innanzitutto, dipende dall'età, però diciamo un'età media, che potrebbe essere l'elementari, no? Secondo me, faccio una piccola premessa, quando si arriva a quel momento lì, il bambino ha già dato tanti segnali prima di arrivare lì e può darsi che per 1500 motivi o lui li ha comunicati in una maniera non così incisiva, perché magari anche lui è sopra le righe o noi non l'abbiamo visti. Quindi prima cosa dire, ok, mi sta chiedendo di fermarmi a me adulto. Mi fermo e sto con lui. E posso anche ripetere con un contatto visivo, sono qui con te, sei tanto arrabbiato, quando vuoi ne possiamo parlare. Se loro hanno una percezione di accettazione e di presenza mentale, corporea, emotiva, non hanno più bisogno di fare in quella maniera lì. Se è uno scarico di rabbia per qualcosa, io ricordo questo libro che consiglio sempre, che ora è esaurito, so, però magari lo trovate online o lo trovate in ebook, Le sorprendenti funzioni della rabbia di Marshall Rosenberg. La rabbia a qualsiasi età è sempre la punta di un iceberg che rivela, appunto, come hai detto prima anche tu, dei bisogni non espressi, non ascoltati, frustrati, non consapevoli ancora. Quindi noi prendiamo quella rabbia lì, quando è finita la crisi di rabbia, anche come un segnale di qualcosa che deve uscire. Allora, con i bambini più piccoli possiamo fare anche un gioco di rappresentazione attraverso, so, per esempio, costruzioni mobile, insomma, quello che avete, ci sei? Sì, ci Sì? sono. Attraverso i cubi di legno, insomma, quello che avete a casa, potete fare anche dei giochi di rappresentazione di una scena, no? Per esempio, che magari è successa giorni prima, o che voi pensate possa aver scatenato quella crisi di rabbia. Si parlava prima del neonato. Allora, qui mettiamo il neonatino appena arrivato, poi mettiamo te, la mamma, il papà. A cosa giochiamo oggi? E glielo facciamo rappresentare. Di solito i bambini hanno, se non disegnano, dico, no? Perché sennò si può fare con un disegno, si può fare con la sabbia quando siamo fuori, ora magari chi ha la fortuna di avere un giardino, potete farlo in 1500 maniere, farglielo anche rappresentare, che magari è più facile per loro esprimersi in questa maniera, in maniera di non arrivare come noi alla saturazione della pazienza, che poi arriva la rabbia. Sì, bisogna in qualche modo riconoscere che è in atto un'escalation. E invece, come dicevamo prima, spesso presi dalle nostre faccende, non ci rendiamo conto che il bambino ha già mandato N segnali che noi non abbiamo recepito, e quindi poi diciamo che il bambino è collerico, il bambino è aggressivo, il bambino non si contiene, no? In realtà, il bambino ha cercato di dirci già in altri modi qualcosa, e poi
non ricordo chi lo diceva, forse la Filiosat, che diciamo la scarica di rabbia è l'ultima chance che un essere umano ha per far Sì, capire qualcosa che ha cercato di dire già in mille in modi. altra maniera. Esatto, quindi Esatto. sicuramente approfittiamo di queste giornate per allenare lo sguardo e l'ascolto nella presenza. Ok? Avevo un'altra domanda, ma proprio mia personale, che in questo momento non ricordo. Quindi, siccome manca poco, ne approfitto appunto per ricordare i titoli dei tuoi libri, L'ultimo nato, che è Genitori di genitori, edito da Mondadori, meraviglioso, e che parla proprio della relazione con i nonni, tra genitori e nonni, tra nipoti e nonni, di questo ruolo importantissimo che sempre di più i nonni stanno ricoprendo, questa grande relazione. Anzi, adesso ci saranno tanti nipoti lontani dai nonni e viceversa, e quindi anche questo è un momento di grande difficoltà. Ai miei bimbi, per esempio, il nonno manca molto. Poi, vabbè, e se poi prende il vizio, che ormai è un caposaldo della letteratura educativa italiana e non solo. Alessandra, tu continui a fare ovviamente le tue sedute, i tuoi colloqui, quindi chi ti vuole contattare lo può fare, se hai un indirizzo, oppure comunque Lo nella. può fare sulla pagina, sulla mia pagina Facebook pubblica, quindi mandando un messaggio lì, oppure scrivendomi a Alessandra Bortolotti, tutto minuscolo, tutto attaccato, @hotmail.com. E gli altri due libri sono poi La mamma torna, sempre edito da Mondadori, che però in questo momento è esaurito, e non, probabilmente lo manderanno in Oscar Mondadori, ma ora si è fermato tutto, quindi non lo sappiamo ancora. E poi l'Oscar Mondadori, I cuccioli non dormono da soli, che è sulla fisiologia del sonno condiviso. Ecco, in questo momento, secondo me, il libro che andrebbe davvero tirato fuori dai comodini per chi ce l'ha e acquistato da chi non ce l'ha, perché credo che moltissimi bambini in questo momento abbiano proprio bisogno di vicinanza costante, e quindi la richiesta di dormire nel lettone anche da bambini che magari avevano trovato la loro autonomia, dormivano nella loro camera o magari ci hanno sempre dormito. Invece penso che vada assolutamente accolta, perché la notte fa paura, nella notte escono le ansie, e quindi se un bambino chiede, secondo me un bambino va assolutamente accolto. Confermi, ovviamente. Ti Stavo vedo leggendo un po'. male. Sono qua, sono sempre qua. Ci sei? Sì, io ci sono, stavi Stavo leggendo? leggendo un commento di una mamma che dice: ok, ma quando io dico al mio bambino, mi metto gli occhiali che leggo meglio, gli dico di venire con me in stanza, gli parlo e poi lo lascio qualche minuto da solo. È corretto? Allora, qui non si tratta di cosa è corretto e cosa no, si tratta per esempio di fargli capire che quando lui ti dice una brutta parola, te hai dei sentimenti e ci rimani male, no? Cioè, i bambini tante volte hanno proprio anche una forte consapevolezza del fatto che, non hanno, scusate, consapevolezza del fatto che le loro azioni possono provocare delle reazioni, no? Quindi se la mamma gli dice: più che non si fa o così, guarda, proprio mi ha fatto tanto male sentir dire quella parola. Loro sono colpiti da questo perché magari non si immaginano, no? E allora non si tratta tanto di lasciarlo solo o meno, si tratta di fargli capire che quello che lui ha fatto ha una reazione. Questa è una cosa importante. Un'altra cosa che volevo aggiungere, poi ci salutiamo, e oltre alle priorità che dicevo prima, anche una scala di valori. Cioè, se prima magari pensavamo che alcuni valori fossero fondamentali, magari adesso ci siamo accorti che ce ne sono altri o che alcuni non lo sono. Quindi parlavi dei nonni. Io ho un padre che vive a 50 km da qui, da solo, con mille malattie. E gli facciamo la chiamata tutti i giorni, gli portiamo la spesa perché non può uscire, no? E se prima era un classico che venisse qui il fine settimana o che noi andassimo da loro, ora non si può fare.
Quindi i valori si cambiano anche in seguito a quello che noi abbiamo visto essere lo stare piuttosto che il fare, no? Sì. Quindi questa è un'altra cosa. Poi l'ultima cosa che volevo dire, attenzione che tutto quello che noi stiamo dicendo, vedevo un po' i messaggi, non è un metodo. Cioè voi non pensiate che noi vi stiamo proponendo un metodo che poi otterrà dei risultati, cioè io ho fatto così e allora mio figlio sarà un figlio felice. Chi vi dice questo? È un ciarlatano, perché si tratta di conoscere, uno, la fisiologia, cioè come funzioniamo a livello neurofisiologico, sia noi adulti che i bambini, e due, a rispettare le persone, a cercare di andare dietro a quella che è l'educazione anche affettiva, no? E poi c'è la vita. Quindi è chiaro che mia figlia Bianca, che ha 15 anni, incontrerà delle persone su cui io non posso e non devo avere il controllo, no? A un certo punto della sua vita. Quindi noi vogliamo che i nostri figli siano equipaggiati a livello emotivo e a livello, a tutti i livelli, ma anche a livello emotivo, perché come dicevamo prima, nella nostra società occidentale è un po' messo in secondo piano come aspetto, e la calma, la connessione, se viene studiata per il 10%, vuol dire che è molto più importante avere una sana prestazione che una centratura della persona, no? Quindi noi vogliamo equilibrare questi due aspetti, in noi e nei nostri figli. Poi, come dice Niccolò Fabi, vince chi molla, cioè dobbiamo anche essere sereni. Che c'è una vita e probabilmente gli avremo dato gli strumenti per affrontarla. E se non gliel'abbiamo dati, speriamo che sappiano che da noi possono tornare per qualsiasi cosa. Sì, esatto. Spesso ai genitori faccio proprio una domanda: quali sono gli obiettivi del tuo fare educativo? Perché poi ovviamente nel nostro fare, nel nostro essere, noi educhiamo col nostro essere in modo spesso inconsapevole, con il nostro fare invece ci dovrebbe essere tanta consapevolezza. E spesso vedo che molti arrancano come se questa domanda non se la fossero mai fatta. Quindi io forse, se anche tu sei d'accordo, lascerei proprio con questa domanda, nel senso proprio gli obiettivi anche e soprattutto interiori. Per me il primo è quello che hai appena detto, che è quello di essere comunque un riferimento per sempre. Cioè, se succede, faccio una cazzata, non scappo da mamma perché ho paura di essere sgridato. Anzi, forse vado da mamma perché almeno lì sono certo di trovare comprensione, trovare una possibilità di guardare la cazzata che ho fatto da un punto di vista costruttivo. Per me questo è probabilmente il punto cardine ed è il motivo per il quale non credo nei castighi, perdo la calma come ogni mamma, perché tutti pensano che io sia molto zen, invece sono molto poco zen. Però mi assumo la responsabilità delle mie, come dire, dei momenti in cui perdo la calma, perché non li considero dei momenti educativi, ma li considero dei momenti in cui io ho agito in un attimo di disconnessione, non perché queste sono utili. E questo cerco di spiegarglielo ogni volta che accade. E si Ale, può anche chiedere scusa, e si può anche chiedere scusa ai bambini. assolutamente, assolutamente, assolutamente. Non si perde neanche un grammo di credibilità chiedendo scusa, anzi si acquista e basta, perché così autorizziamo il bambino autorizziamo le emozioni del bambino in quel momento e non io sono sbagliato, ma anche mamma, anche papà possono sbagliare. E E quindi ci anche riappropriamo del diritto all'errore, cosa esatto. che nella nostra società invece dobbiamo essere tutti genitori perfetti, lavoratori perfetti, e i bambini se imparano che si può sbagliare, ma che ci serve per crescere, anche dai genitori, imparano che non c'è niente di male. Esatto, che si impara proprio dagli errori. Quindi tesoro, ce l'abbiamo fatta. Grazie mille. Abbiamo fatto scintille come al solito. Io ricordo soltanto che questi video verranno caricati tra stasera e domani sul mio nuovo canale YouTube Educazione Responsabile. Vi chiedo di iscrivervi perché ovviamente è utile, è un modo per sostenere il mio lavoro
iscrivendovi al canale. E su educazioneresponsabile.com invece sul sito troverete insomma un po' di corsi validi e ovviamente a prezzi super calmierati visto il momento e dato che in questo periodo in teoria dovremmo avere un pochino più di tempo, approfittiamo magari di formarci un po' con un po' di informazioni e riflessioni che ci aiutano a uscire da qua più forti e prima. Ok? Ale, ti voglio bene un sacco di bene. Grazie. Quando finirà, arrivo. Anche guardi, ti Ascoltami. ascolto con piacere. Saluta le Grazie. ragazze, salutale. Sì, Ciao, grazie anche ciao a per tutti. tutti. Ciao, Grazie, ciao, a ciao, presto. Ciao. 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 Ti è piaciuto questo video? Iscriviti al canale.